e il signore dei mari, quelli freddissimi, e lungo i 130.000 chilometri di costa della Norvegia trova uno dei suoi habitat ideali, visto che qui, dove la corrente del Golfo incontra le acque dell'Artico, la vita esplode in milioni di esemplari. Lui, il merluzzo artico norvegese, è il vero oro bianco del nord, onore e vanto della marineria e industria norvegese, per le quali l'Italia rappresenta uno dei mercati principali, con un export di stoccafisso e baccalà pari nel 2023 a 69 milioni e 186 mila euro, per un volume complessivo di 3.585 tonnellate, con un valore di vendite che solo per lo stoccafisso ha segnato nello scorso anno un più 18% sul 2022. Questi tra gli altri i dati emersi in occasione del seminario su stoccafisso e baccalà organizzato a Napoli dal Norwegian Seafood Council, l'ente creato nel 1991 dal Ministero del Commercio norvegese per promuovere l'export e la cultura dei propri prodotti ittici, cultura piuttosto radicata, specie in Veneto e in Liguria nel nostro paese, per il cui 76% dei consumatori, secondo l'ultima indagine Nielsen IQ, è molto importante che lo stoccafisso provenga proprio dalla Norvegia. Quali quindi gli obiettivi da raggiungere entro il 2024? The overarching goal would be to increase the value of both stoccafisso and baccalà, but we will also for stoccafisso work on increasing the frequency. It means that we need to get more people to buy stockfish more often, but to do that we think we must focus on increasing the awareness, because people will need to get these products more top of mind before entering the shop, before entering the restaurant. So in that case we think it's important also to focus on big media investments. For baccalà, it's increasing the market share, but also to work more closely with the companies in the industry, trying to get closer to the point of sale. And one of the things we would like to do this year is also to run baccalà campaigns in retail. Rimane il fatto che le recenti spinte inflazionistiche abbiano contratto il consumo di prodotti ittici in Italia. Come conciliare quindi prezzi più alti con un più vasto consumo di baccalà e stoccafisso nelle scelte quotidiane? Dal 2017 a oggi lo stipendio di un italiano medio è sostanzialmente rimasto invariato o addirittura calato del 6%, ma contestualmente il costo medio per il consumatore di baccalà e stoccafisso è aumentato del 42%. Quindi questo cosa ha comportato? Che c'è una fetta di consumo che è sostanzialmente anelastica al prezzo ed è il consumo tradizionale, il consumo da ricorrenza, da festività natalizia ad esempio, ma il consumo quotidiano dove lo stoccafisso diventa una scelta in concorrenza con altri prodotti chiaramente soffre. Il risultato è vedere che il prodotto che ha la maggior crescita in Italia di venduto oggi è il pangasio e lo fa esclusivamente per una componente prezzo. La sfida è rendere attrattivo a un'ampia fascia di consumatori stoccafisso e baccalà anche nella scelta quotidiana di acquisto. Una soluzione è, per esempio, dei prodotti ready to eat che vedono stoccafisso e baccalà come una componente della ricetta, non l'unica. L'esempio ce lo dà ad esempio il Veneto, dove il mantecato è un prodotto che sta registrando dei trend di crescita estremamente interessanti, proprio perché il prezzo è calmierato anche da altri ingredienti, ed è un peccato che questo prodotto sia venduto e proposto solo in Veneto, quando è un prodotto che sicuramente può avere un successo a livello nazionale. Ma baccalà e stoccafisso sono anche dei prodotti omnicanale, suscettibili cioè di essere commercializzati in più segmenti di vendita. Quali quindi i settori su cui puntare maggiormente? Il baccalà e lo stoccafisso vengono venduti benissimo nel canale del retail, cioè del supermercato, del discount, dove il prodotto viene acquistato magari poco tempo prima di cucinarlo, e quindi la facilità di utilizzo di un baccalà ammollato e di uno stoccafisso ammollato aiutano a preparare una cena e permettono anche un acquisto di impulso. Questi due prodotti possono essere venduti benissimo anche nel canale della ristorazione, in quanto il consumo fuori casa sta sempre di più crescendo. Quindi noi puntiamo sempre di più sul canale della ristorazione, dove cerchiamo di educare anche il ristoratore a comprare un buon baccalà, un vero baccalà, che si deve distinguere dai vari merluzzi nordici leggermente salati, che sono invece meno costosi ma non hanno la stessa consistenza, lo stesso flavor, lo stesso gusto del vero baccalà e dello stoccafisso.
Emerge però come il 35% dei consumatori del prezioso merluzzo abbiano oltre 50 anni contro uno scarno 12% tra gli over 18. Come intercettare allora i gusti del pubblico più giovane? To reach the younger consumers, I think it's important to work on several platforms because we are getting bombarded by advertisements and marketing all day. But what we believe is that we need to be more in digital channels, we need to be more in channels where we can reach them, and we need to have content that they find interesting. One of the things that we think can help is our collaboration with one of the greatest footballers in the world, Erling Haaland. He is our ambassador now for seafood from Norway, and we hope that these kind of things can help to spur the consumption in these age groups as well. But of course, I think also using influencers, be on different channels where we can find them, it's really important. We cannot underestimate how important it is to reach them in, let's say, new channels, both digitally and social media and so on.